Il 27 luglio 1944 una granata incendiaria americana colpì per errore il tetto del Camposanto Monumentale di Pisa in prossimità della Cappella Aulla, provocandone l'incendio. I danni agli oltre 2000 metri quadri di affreschi, una delle opere murarie più grandi d'Europa, furono enormi. Oggi, grazie alle indagini dei carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico di Monza, tre frammenti dell'opera di Benozzo Gozzoli sono tornati a casa, recuperati al termine di un'indagine internazionale. Vengono ritrovati alcuni reperti archeologici e anche questi affreschi rinascimentali che, grazie alla consulenza e al supporto dei funzionari dell'Opera della Primaziale Pisana e della Soprintendenza di Pisa e Livorno, siamo riusciti a riconoscere quindi come autentici, non solo, ma provenienti dal Camposanto, e quindi a localizzare la provenienza e a ricostruire che erano stati asportati verosimilmente nel 1944 dopo il bombardamento del luglio di quell'anno da parte dell'aviazione americana. I frammenti dei tre visi sono stati così riconsegnati all'Opera Primaziale Pisana, che avvierà una valutazione tecnica sulla possibilità di ricollocarli sulle mura del Camposanto Monumentale. Ecco, ed è in quel vuoto alle mie spalle sul muro, quella macchia bianca che voi vedete, là verrà ricollocato al suo posto, dove era stato disegnato in origine uno dei tre visi ritrovati, un altro pezzo di questo monumentale affresco in Piazza dei Miracoli.